Un programma in collaborazione con In e Out, Montepulciano d'Abruzzo Doc, Colle Frisio. Tirreno Adriatico, Tortoreto, città di tappa 2023. Si riparte sempre dall'Abruzzo, si riparte da Morro d'Oro, si arriverà a Sassotetto in quota, la frazione decisiva di questa Tirreno Adriatico, arrivo accorciato di 2 chilometri per le condizioni meteo. Entusiasmo a Morro d'Oro per la partenza della tappa con Camna in maglia azzurra, con l'abruzzese Giulio Ciccone che sta meglio e che potrebbe essere protagonista, ma attenzione soprattutto ai grandi scalatori. Immagini e montaggio di Alberto Capo, inizia da Morro d'Oro il nostro speciale Tirreno Adriatico. Chiaramente la prima domanda, Giulio, come sta il ginocchio dopo quell'inconveniente di ieri nel post-tappa di Tortoreto? Ma non ti nego che mi fa un po' male, perché il manubrio è entrato proprio nel tendine dietro il ginocchio, si è un po' gonfiato, però dai, vediamo oggi a caldo se va un po' meglio. E diciamo che sono cose che succedono, ma non dovrebbero succedere. La sfiga ieri ha beccato proprio me, però ci concentriamo sulla tappa di oggi, perché comunque sto bene, una buona condizione, oggi ci tengo a far bene. Sassotetto, salita, possiamo dire simile alla tua Passolanciano? Ma onestamente non l'ho mai fatta, ho visto i profili e i grafici, sembra una salita dura ma regolare, hanno accorciato un po' l'arrivo, quindi diciamo sarà un po' diversa l'impostazione, però dai, io ripeto, una buona condizione, quindi mi concentro su quello e proverò a far bene. Ti chiedo un'ultima cosa, tu che hai occhio, chi hai visto dei tuoi avversari pedalare bene bene? Chi temi di più oggi? Ma io vedo molto bene Almeida e Enrique Mas, e senza nulla togliere ovviamente a Roglic, però in particolare ho visto abbastanza brillanti loro e anche per loro oggi è una tappa molto più adatta, quindi i nomi sono tanti, il livello è altissimo, secondo me oggi sarà una bella battaglia. Sensazioni, Dario, per questo arrivo in salita a Sassotetto? Ma sensazioni per me sono buone per il lavoro che devo fare, quindi il mio lavoro, il mio arrivo si può dire finisce dove gli scalatori, dove i leader iniziano la loro corsa, quindi per me sono pronto per fare il mio lavoro e sarà un arrivo molto molto duro e sicuramente molto combattuto, perché è una salita secca, anche se l'avvicinamento è molto difficile, c'è un bel dislivello nel totale della tappa e quindi vedremo comunque una bella battaglia dei leader. Perché è previsto anche vento forte, è stato abbassato di 2 chilometri l'arrivo? Sì, è previsto un vento molto forte sull'arrivo, però comunque è un vento contrario, quindi si potrà giocare un po' tatticamente, però è anche vero che lascia meno spazio per chi volesse anticipare, contrasta un po' chi vuole fare un tentativo da solo, quindi vedremo, non sarà facile. Giulio ci sarà? Io spero di sì. Mauro Vegni, lei ha parlato di questo binomio RCS Giro d'Italia Abruzzo, che è un binomio vincente, però quest'anno vi siete superati, la grande partenza. Ma noi ci siamo superati più che noi si è superato all'amministrazione regionale. Il presidente Marsiglio è venuto a trovarmi 2 anni fa forse nei miei uffici di Milano, dicendo che lui credeva fortemente al ciclismo, alle grandi manifestazioni per promuovere il territorio, e così è stato, e fra qualche periodo, fra qualche mese potremo vedere tutto quello che è il dispositivo della grande partenza proprio in Abruzzo. Ci dà un indizio per il futuro, Vegni, visto che c'ha... Il futuro, dico,
insomma, credo che l'Abruzzo, come ho detto sempre, ha dato segnali molto importanti, è un territorio che consente, come dicevo prima, di fare il buon ciclismo e credo che insomma su queste strade prima o poi ci ritorneremo. Io, presidente Marsilio, riparto da quanto ha detto Mauro Vegni, ha detto: binomio RCS ciclismo Abruzzo è un binomio vincente, la regione si è superata quest'anno con la grande partenza. Beh, per noi è un grande privilegio, è stata una gran fatica anche dal punto di vista della raccolta economica, però credo che siano soldi ben spesi. Il mondo intero potrà vedere le bellezze dell'Abruzzo, soprattutto nella prima tappa, questa meravigliosa pista ciclabile che la provincia di Chieti sta per collaudare, quindi si arriverà prontissima. Il modo migliore per inaugurare una pista così bella era proprio dedicarle questa eccellenza, la prima tappa del Giro d'Italia, e dà la possibilità a milioni, decine di milioni di appassionati e di persone che oggi stanno anche scoprendo e riscoprendo il ciclismo come pratica non soltanto agonistica o dedicata solo alle persone che hanno, come dire, la gamba robusta. Ma adesso con le biciclette moderne, con la pedalata assistita, con le bici elettriche, questo sport è diventato accessibile davvero a una larghissima fascia di popolazione e si vede anche nel numero molto incrementato di praticanti, di persone che appunto amano camminare e andare sulle due ruote. Per noi sarà, io credo, un grande ritorno pubblicitario, un ritorno in termini di turismo e di economia molto molto importante. Sottosegretario D'Annunzio, l'importanza del ciclismo per l'immagine dell'Abruzzo? L'Abruzzo punta molto sul ciclismo, sulla Tirreno Adriatico, sul Giro d'Italia, per farci conoscere ancora di più in Italia e all'estero. La Giunta regionale e il Presidente Marsilio in particolare stanno destinando risorse per la valorizzazione del nostro territorio e noi riteniamo che la valorizzazione del territorio passi anche attraverso queste grandi manifestazioni che ci permettono di far conoscere il nostro territorio e anche i paesi meno conosciuti al turismo nazionale e internazionale. Luigi Di Giosia, si riparte sempre dall'Abruzzo, si riparte da Morro d'Oro, tra un po' andremo a Sasso Tetto, probabilmente capiremo chi vincerà la Tirreno oggi. Beh, tappa importante, la tappa più dura, non molto lunga ma sicuramente la più dura perché la salita di Sasso Tetto 14 km. Anche se è stata accorciata di 1,5 km, mi hanno detto stamattina, per le condizioni atmosferiche, ma sicuramente sarà una tappa decisiva. Ieri Tortoreto, oggi Morro d'Oro, come ha risposto l'Abruzzo? La tappa di ieri è stata bellissima, mi aspettavo un po' più di partecipazione, ma comunque molto molto bella. Morro d'Oro credo che rimarrà nella storia di questo borgo perché sostanzialmente è la prima volta che un evento del genere fa tappa qui. Faccio i complimenti a tutta l'amministrazione comunale di Morro d'Oro per aver sposato questo evento e in bocca al lupo, bella manifestazione. Tra l'altro, a me piace sottolineare una cosa, Luigi, lo avevi detto anche tu in altre interviste. Lo scorso anno a Bellante, Tirreno Adriatico, ha vinto Pogacar, quest'anno a Tortoreto ha vinto Roglic. Diciamo che in Abruzzo, nella Tirreno Adriatico, vincono i grandi campioni. E soprattutto porta bene alla Slovenia, sì. Diciamo, a parte la battuta, in Abruzzo vengono i grandi campioni. Consideriamo che Pogacar ha vinto anche nel 2021 a Prati di Tivo, quindi ci ha vinto Nibali, insomma, effettivamente l'Abruzzo porta bene i grandi campioni. Spero che non finisce qui in Abruzzo. Me lo auguro. Io direi grande successo, sindaco, a Morro d'Oro per la partenza della Tirreno Adriatico in quella che tutti dicono essere la tappa decisiva. Esattamente, tecnicamente dovrebbe essere, è così, mi dicono, perché ecco, non ho massime competenze in genere, però è veramente una tappa importante per il nostro paese, oltre che essere una tappa decisiva. Per noi, come ho già detto, è un volano di promozione del territorio, oltre che essere oggi una giornata di grande ricreatività sociale e giornata sportiva per gli appassionati a questo sport. Quanto è contento il sindaco di come ha risposto Morro d'Oro alla chiamata del grande ciclismo?
Moltissimo, sono contenta perché oggi abbiamo una bellissima platea, ma oltre prima di questo c'è stato tanto lavoro che veramente ha prodigato tutti all'organizzazione. Abbiamo avuto tanti appassionati ciclisti che hanno collaborato con noi per l'organizzazione di questa giornata. Anche le associazioni del territorio, Protezione Civile, Prologo e quant'altro si sono veramente attivati a 360 gradi per questa giornata. Come sempre l'Abruzzo c'è quando si parla di ciclismo, Formichetti. Sì, l'Abruzzo c'è, questi due giorni nel Teramano è la prosecuzione della tappa dell'anno scorso di Bellante, aspettando il Giro d'Italia che ormai è imminente. Partiamo da Tortoreto, è una tradizione per la Tirreno in Abruzzo che vincono solo grandi campioni. Sì, l'anno scorso a Bellante ha vinto Pogacar, lì ha vinto Roglic, secondo ha fatto la Philippe, terzo Yates, un arrivo dalla Tour de France. Vediamo se è bravo Maurizio Formichetti, chi vincerà oggi su a Sassotello? Guarda, mi hai fatto una domanda complicata perché non saprei dirti. Io mi auguro che Giulio, dopo diciamo, il suo rallentamento all'arrivo oggi, possa dire la sua, ma anche Roglic, lo stesso Yates, io punto su Yates. Questa è la Tirreno, non posso non chiederti a te Maurizio che tra poco, manca poco più di un mese, quello che forse è il grande evento del ciclismo, la grande partenza in Abruzzo. Siamo tutti quanti in trepida attesa, si sta lavorando, si fanno delle riunioni su riunioni, sperando che il 6 maggio porteremo al mondo un Abruzzo spettacolare e una Costa dei Trabocchi che è unica nel suo genere. L'abbiamo fatta insieme in bici, l'hai fatta con il presidente Marsilio e le altre istituzioni. Come sta questa Costa dei Trabocchi, questa ciclabile? Diciamo che da 1 a 100 adesso è a 70, mancano quel 30% di pulizia dell'erba, pulizia dei canneti che sono ai lati della strada, c'è ancora qualche problema sul manto stradale per l'erosione del mare, ma diciamo che è tutto a posto. Si sta pensando anche di colorare di rosa una parte della pista, lasciando il verde che è la tradizione della Costa dei Trabocchi. Secondo posto, con tanto rammarico ma comunque di prestigio, per Giulio Ciccone sul traguardo di Sassotetto. Vento fortissimo, freddo, pioggia battenti, ha vinto come ieri a Tortoreto Primoz Roglic. Ciccone, lo vedete nelle immagini del nostro Alberto Capo, molto rammaricato non avendo visto i cartelli che indicavano i 200 metri al traguardo, probabilmente abbattuti dal forte vento. Resta una prova importantissima per Ciccone, testa a testa con i migliori nel finale, probabilmente il corridore che ne aveva di più, ma sul traguardo la spuntata Primoz Roglic. Ma non hanno messo i cartelli dell'arrivo, ero lì che aspettavo i 200 e ho visto l'arrivo, da dietro mi sono arrivati. No. Da dietro lui si è perché ho subito sotto al mare. E noi questa tappa così difficile per via delle condizioni atmosferiche la commentiamo con l'inviato Gazzetta dello Sport Ciro Scognamiglio. Ciro, in chiave abruzzese, peccato, ma comunque la consapevolezza che Ciccone è ad altissimi livelli. Sta davvero facendo un grande inizio di stagione, lo avevamo visto in Spagna quando ha vinto la Valenziana e qui alla Tirreno Adriatico si sta confermando. E a questo punto aspettiamolo anche domani nella tappa dei Muri Marchigiani perché è in lotta per la vittoria finale. Cosa è mancato in quei secondi finali? Noi abbiamo sentito Giulio a caldo, non ha visto i cartelli degli ultimi 200 metri, probabilmente buttati giù dal vento. Può essere, onestamente questo particolare non l'ho notato. Le condizioni ambientali qui sono difficili, lo sprint è stato veramente serrato con Roglic. Roglic non è che lo scopriamo adesso, è insieme con Evenepoel il favorito del prossimo Giro d'Italia, Giro d'Italia al quale parteciperà anche Giulio. E insomma, questi segnali che ci sta dando prima ancora dell'inizio della primavera fanno ben sperare.
un programma in collaborazione con In e Out, Montepulciano d'Abruzzo Doc, Colle Frisio. Tirreno Adriatico, Tortoreto, città di tappa 2023.